tremando. Incredibile. Sono abituata a interagire normalmente. Qui è senza paracadute, non sai Mamma che cosa mia. ci aspetta. Esatto, ho capito perché. Cioè, praticamente è tutto così. Vai Mamma mia. Vincenzo. Wow, però siamo belli, eh? Buonasera a tutti e bentrovati a Uniti per ricominciare. Abbiamo consegnato al passato uno degli anni più difficili della storia del mondo, mesi complicati in cui abbiamo guardato negli occhi le nostre paure, ma abbiamo riscoperto il valore dei piccoli gesti quotidiani. Nel silenzio delle nostre città si contrapponeva una voce, tante voci, di molti artisti, strade vuote ma case piene dell'onda d'urto che solo la musica sa dare. Nei momenti di sconforto la musica c'era, giorno e notte. Un nuovo anno è iniziato con tante incertezze, ma con una sola certezza: la musica c'è e ci sarà sempre.
Tangheri e Tanghere, dalla Puglia, uniti per ricominciare. 15 musicalizzador uniti in questo evento che vuole essere un omaggio alla comunità. Questo progetto nasce da un'idea di Sergio Fasano con la collaborazione dei TJ pugliesi. Questa sera siamo in onda perché la Puglia non vuole e non può rimanere indifferente davanti ad un silenzio che è diventato assordante. È con vero piacere che vi presento i 15 TJ che questa sera musicalizzeranno in questo evento Uniti per ricominciare. Dalla meravigliosa città di Bari, Pina Rinzulli. Ciao a tutti, benvenuti. Buonasera Pina, Donia Tiziana. Ciao, buonasera. Rossana Tursi. Ciao a tutti, buonasera. Rosa Maria Daniele per Unconventional Tango che ci raggiungerà più tardi. Dalla storica città di Lecce, Gianna Belgioioso. Ciao, buonasera e benvenuti. Sergio Ventura. Ciao a tutti. Trilogy. Ciao, buonasera a tutti quanti. Salvatore Papa. Buonasera a tutti e benvenuti. Dalla bella Monopoli, Madia TJ. Ciao a tutti. Da Noci, Paola Noci Tango. Buona serata a tutti, buon divertimento. Da Acqua Viva, Sergio Fasano. Ciao, buona serata. Da Molfetta, Francesco Azzolini. Ciao a tutti, buon divertimento. Dalla Suggestiva Taranto, Vincenzo Grottoli. Buona serata, ciao a tutti. Da Castellaneta, Graziano Sportelli. Ciao, ciao, ciao a tutti. Da Latiano, Francesco Enrico. Tutti e bentrovati. E dopo questa doverosa presentazione dei TJ che animeranno questa speciale serata della Befana 2021, intanto vorrei dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento che avranno la possibilità di interagire con noi tramite la chat. Scatenatevi con i vostri messaggi perché durante il corso di questo nostro evento avrete la possibilità di mandarci i vostri messaggi, di mandarci quelli che sono i vostri pensieri, i vostri saluti. E a questo punto mi sembra d'obbligo proprio anche per me, insieme a voi, ringraziare colui che è stato il promotore di questo evento, Sergio Fasano. Innanzitutto Antonella, a nome di tutti i musicalizzador desidero ringraziarti per aver accettato con entusiasmo di condurre questa diretta. L'idea di organizzare questo evento è nata quando, parlando con alcuni musicalizzador pugliesi e non, è emerso un bisogno comune, tornare a mettere musica nelle milonghe, tornare a ballare e a far ballare le persone. Abbiamo un gran bisogno di normalità e lo diciamo attraverso la musica, questa sera come semplici ambasciatori, perché questo evento non appartiene soltanto a noi, ma appartiene ad un'intera comunità tanghera che è fatta di insegnanti e di organizzatori, di ballerini e anche altri musicalizzatori pugliesi che sono assenti per impedimenti vari. Speriamo che il 2021 possa essere l'anno che ci consenta di tornare tutti in pista come accadeva prima del marzo 2020. E con questo augurio, Sergio, io vado a presentarvi la prima musicalizzatrice in ordine di scaletta da Bari, Pina Rinzulli. Buonasera, Pina. Buonasera, grazie Alessandra. Io vorrei prima di tutto abbracciare virtualmente tutti i tangheri e le tanghere in ascolto. E poi ho fatto una selezione di due brani per voi, due orchestre degli anni 50, due orchestre molto melodiche. La prima è quella di Miguel Calò. Ho selezionato un brano, un tango, per omaggiare la giornata di oggi, la festa della Befana. Infatti il titolo di questo brano in italiano vuol dire il negozio di giocattoli. Quindi il primo brano è dell'orchestra di Miguel Calò, canta Alberto Podestà, è il Bazar de los Guguetes. Il secondo brano invece l'ho scelto perché tra due giorni è il compleanno di un famosissimo direttore d'orchestra. Infatti il 7 gennaio del 1903 nasce Carlos Di Sarli. In una cittadina a sud di Buenos Aires
che si chiama Baia Blanca. E quindi vi propongo proprio Baia Blanca di Carlos di Sarli. Ballateli! Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso, nada más. Y mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Thank you.
Che meraviglia, grazie Pina di questo bellissimo omaggio. E io ci tengo molto a sottolineare che i brani che state ascoltando e che ascolterete nel corso di questo evento sono un po' i brani del cuore dei TJ presenti, perché per loro possono significare qualcosa, anzi significano qualcosa, hanno un perché, un per come, che di volta in volta vi stanno spiegando perché li hanno voluti scegliere. Quindi per loro c'è un legame emozionale. Adesso da Bari abbiamo la nostra Donia Tiziana. Buonasera, ciao, Tiziana. Ciao. Sai, io vi vedo molto direttori d'orchestra, i ballerini come i vostri orchestrali. Voi praticamente muovete la bacchetta e i ballerini ballano. Ecco, io ho questa visione dei musicalizzador in un certo senso, un po', come dire, fantasiosa. Anche tu hai scelto due brani, ovviamente, però in questo caso sono due waltz. Sì, e intanto ringrazio Sergio e tutti i colleghi perché mi sembra un'iniziativa veramente meritevole e per uscire dal buio di questi mesi senza tango. Ho scelto due waltz e ho scelto i waltz perché diciamo volevo imprimere un po' di energia e di vitalità, di dinamismo che insomma il waltz dà, almeno secondo me. Ho scelto due waltz a me molto cari, credo uno sia molto famoso, è Angelica di De Angelis con la voce di Godoy, che insomma nel 61 quando uscì fu un grande, si direbbe una top ten del tango. E poi invece ne ho scelto un altro, forse un po' meno noto, dell'orchestra di Gobbi con Alfredo Del Rio e Tito Landò, e che si chiama Il Solitario. E comunque entrambi rappresentano per me dei momenti importanti, no? Quindi quando uno, mentre magari balla oppure sente un altro DJ e rimane colpito e dice oh, questo waltz rimane, insomma, ti rimane impresso per anni e anni, e li ascolto sempre con tanto piacere. Spero, insomma, di incontrare anche il piacere di chi ci ascolta. Quindi se per voi va bene, insomma, andrei con la musica. Li ascoltiamo con piacere. Parto con Il Solitario. Que no me amabas, oscureció mi cielo y un puñal me desgarró. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo, ni ilusión. La vez que me dijiste que no me amabas, oscureció mi cielo y un puñal me desgarró. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. Mira, 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 mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo estoy llorando. Mira, 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 mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo estoy llorando. En otros amores amor, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían dulzor. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo, sin ilusión. Busqué en otros amores amor, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían dulzor. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión.
mira, 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 mira cómo estoy penando, mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando. Oh, mira, 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 mira cómo estoy penando, mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando. Paloma, mi pobre alma temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. De la luna entre los álamos. Grande, grandissima emozione, grazie Tiziana per questi due bellissimi brani. Ma io mi sono fatta anche il balletto. Sappiate che adesso mi sono montata la testa e avrò Sergio Ventura vicino a me per darmi una mano a leggere i vostri numerosissimi messaggi. Sergio, mi aiuti? Sì, arriva. Allora, dunque, un sacco di messaggi, ovviamente scambi di saluti tra tutti i tanghieri presenti online. Due in particolare. Marcella Denisi e Pino Belgioioso che lanciano questa idea, una grande milonga dal titolo Puglia in Milonga con tutti noi a musicalizzare per tutta una sera. Non sarebbe male, non so come organizzarla, però insomma sarebbe un grande evento. Quindi complimenti a tutti per i brani ed è un piacere vederci tutti quanti insieme. Bellissimo, grazie ovviamente a tutti gli amici che stanno interagendo con noi in chat. Continuate pure a mandare i vostri messaggi perché tra poco ritorneremo a leggerli insieme. È la volta di Graziano Sportelli da Castellaneta. Ciao Graziano! Ciao, 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 ciao a tutti, buonasera.
Allora, Graziano, il Covid ha bloccato tutti a casa, cancellando ogni possibilità di viaggiare. Ti aspettavano bellissimi posti, città europee come Londra, Barcellona, Monaco, però tu tieni la valigia pronta, Graziano, perché non appena possibile dobbiamo tornare a ripartire, perché in tanti di voi hanno rinunciato, come dire, a molte tappe, perché purtroppo questa è stata la situazione. Però insieme a te, anche ad avere le valigie sempre pronte, c'è la nostra anche Paola Nocitango. Paola. Sì, in effetti. A Capodanno ti aspettavano a San Pietroburgo. Infatti, dovevamo partire, avevamo un bel programma e ovviamente è stato tutto bloccato da marzo in poi, niente, sono saltati tutti i nostri eventi. Con Graziano spesso e con Tiziana ci incontriamo in questi eventi internazionali, insomma, ed è un bel momento di condivisione e anche mettere musica in un evento insieme ad altri DJ è sicuramente un momento di crescita, di scambio di idee, insomma, quindi ci manca. Voi fate un bellissimo lavoro che vi porta in giro, vi porta a viaggiare e a incontrare tanta tanta gente. Graziano, anche per te ci sono due brani. Sì, due brani del 39. Ho scelto questo periodo perché è uno dei periodi che piace a me. E due orchestre che hanno un bel ritmo, come Da Rienzo e Biagi, Rodolfo Biagi. Il primo brano è Trago Amargo del 39, sempre con Alberto Eciague. Il secondo brano è D'Esame Amarte che sei un dia, è un vals, e Rodolfo Biagi con André Fargas. Ascoltiamoli, Graziano. Sì.
nella sola vita alve, la dicha y el placer mio, pues bien sé que riendo y llorando se vive el amor, los celos clavarán en mí su flecha cruel y ya sin fe de sentir sangrar mi corazón por ti. Perché il tuo gusto musicale dinamico l'hai fatto sentire anche in questo evento, Uniti grazie, per ricominciare. Grazie. Io leggo anch'io, voglio leggere anch'io qualche messaggio. C'è Franco La Saracina che scrive: bravissimi, bellissimi e timidissimi i nostri amici TJ. Un saluto a tutti e mi raccomando amici, su con il morale, finirà. Beh, Francesco caro, tu devi sapere che loro sono abituati a musicalizzare e quindi ti devo dire che per farli parlare ce n'è voluta. Gli ho dovuto fare un corso molto veloce, devo dire la verità, sono stati bravissimi, hanno appreso velocemente quello che state vedendo stasera, e insomma è il frutto di un duro lavoro. Adesso ci trasferiamo da Castellaneta alla bellissima città di Lecce con Gianna Belgioioso, insegnante di lettere, più di 16 anni di tango alle spalle. Gianna, incominci come ballerina per poi diventare cofondatrice e presidente dell'associazione Bel Tango. Quante belle soddisfazioni, e questa sera sei anche presente qui in questo bellissimo evento Uniti per ricominciare. Quando Sergio ti ha proposto di partecipare a questo evento, cosa hai pensato, Gianna? Ho pensato che era una bellissima iniziativa, perché finalmente era un'occasione per incontrare tanti amici che non vedevo da tanto tempo, e poi essere coinvolta in un progetto di ripresa del tango è una cosa bellissima. Abbiamo tutti voglia di ballare, di ritornare alle milonghe, alle magiche atmosfere delle milonghe, e abbiamo voglia di incontrare tanti amici sparsi per tutta Italia, per tutta Europa, nel mondo. Però noi riteniamo che questo sarà a breve, ritorneremo tutti in milonga a ballare. Assolutamente sì, Gianna. Anche tu hai scelto due brani, ci dici perché li hai scelti? Sì, io ho scelto un brano dell'orchestra di De Mare, Note Apures Carablanca, è del 42, è un brano che mi piace moltissimo perché il direttore De Mare suona anche il piano, io lo trovo particolarmente bello. Poi presenta anche un testo che è scritto da un poeta del tango, che è Carlos Barr, che racconta di un carrettiere che torna a Buenos Aires e chiede al suo cavallo di andare piano, perché lui non ha voglia di tornare a casa, perché lì non c'è più nessuno che lo aspetta. Questo è il primo. L'altro è un vals di Laurens, bandoneonista, è un vals, hanno un ritmo sempre molto coinvolgente, è cantato da un cantore come Podestà, che ha amato moltissimo, ha suonato con tantissime delle più grandi orchestre, e anche questo racconta una storia di un uomo che ha perduto l'amore, e attraverso un quadro che riproduce quello che è un paesaggio autunnale racconta le sue emozioni. E quindi sulle tue parole, Gianna, noi ci ascoltiamo questi brani. Ok, grazie. Thank you.
cara blanca que aquí arriba del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando con su amor. No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo. Y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena llama que me abraza, mal que no remedia pena que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más. Paisaje lejano, el marco dorado y el tema otoñal. Te colga en el muro frente a su retrato, frente a su retrato que ya no está más. Es tal vez por eso que recién me angustian tu tono velado, tu sombra, tu gris, tu cielo techado de nubes y brumas, tu parque llorando con lluvia de abril. Quién será que en tu tela pintó la quietud otoñal del pinar? Y esa luz de olvido y el confín perdido y el camino herido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Qué alma buena vio la pena, pena de la nube gris, del camino azul, del dolor de abril? Como sos y logró comprender tu color. Qué alma buena vio la pena, pena de la nube gris, del camino azul, del dolor de abril.
Bellissimo, grazie Gianna, bellissima per questa condivisione. In realtà io stavo sorridendo, forse se sono stata inquadrata qualcuno avrà detto questa forse è impazzita, no? Perché stavo leggendo i vostri messaggi e non so perché mi è caduto di nuovo l'occhio su Franco che dice che dal divano di casa sua stava mirando le ballerine, molto fantasioso il nostro Franco. Io mi metto in contatto adesso con Tiziana. Tiziana, anche tu stai leggendo i numerosissimi messaggi Quello che percepisco è un gran desiderio di ballare, spero che qualcuno sia in coppia lo possa fare. Anch'io veramente, anche i miei piedi fremono, perché insomma quando la musica, no, è così coinvolgente è difficile stare seduti. Sì, tanto, insomma, un plauso per l'iniziativa, mi sembra ancora, ci sono tante persone che scrivono, grazie, ma noi ringraziamo loro, insomma, che stanno qui con noi ad ascoltarci. E poi appunto questo, insomma, questa voglia di ballare che speriamo possa essere esaudita al più presto, speriamo di rivederci tutti presto in Milonga. Assolutamente sì, Tiziana. Io saluto anche Mimmo Siena della World News Web 24 che ci sta seguendo e che sta con noi in questo momento gustando questa bellissima musica. Ebbene, andiamo avanti con la sequenza, con la scaletta dei nostri TJ, perché adesso, dalla bella città di Taranto, è il momento di Vincenzo Grottoli. Buonasera, Vincenzo. Buonasera. Ciao, Penella, ciao. Ti stai emozionando anche tu insieme a tutti quanti. Vabbè, immagino, insomma, è un momento così di condivisione, certo, un minimo sale di emozione. Assolutamente sì, anche per te ci sono due brani, ci dici perché li hai scelti? Sì, sono particolarmente legato sia alle orchestre che a questi due brani in particolar modo, ma poi il motivo preciso è un po' difficile, quando tocca la sensibilità ovviamente ti tocca da vicino e quindi il brano lo adori per quello. Giusto per spendere due parole per descrivere questi brani, che sono il primo è Fuimos di Annibal Troilo per la voce di Alberto Marino. E le parole sono scritte da Omero Manzi, che scrive questo testo poetico nei primi degli anni 40, prima di essere aggredito dal cancro. La musica poi sarà scritta intorno alla metà del 46 da un elegante bandoneonista che fu José Dames. E Fuimos è, credo, in assoluto una delle massime espressioni poetiche del tango e uno dei più grandi successi di Omero Manzi, a cui contribuisce sicuramente la musica altrettanto raffinata di José Dames. L'altro brano è Patetico, suonato dall'orchestra di Osvaldo Pugliese, scritto da Jorge Caldara, che è stato un bandoneonista, un direttore e compositore. Il momento più interessante della sua carriera fu quando fu chiamato a partecipare tra i bandoneon nell'orchestra di Osvaldo Pugliese, perché lui militò negli anni 40 con Osvaldo Pugliese. E proprio Osvaldo Pugliese lo scelse perché riteneva che era proprio quello che aveva bisogno, un elemento con una personalità vigorosa e capace di guidare nello stile dell'orchestra di Pugliese tutti gli altri bandoneon, quindi gli servì, gli era utile. E in questa occasione ebbe anche il modo di poter eseguire e registrare anche un tango scritto da Caldara, che grazie, è appunto Vincenzo. Patetico. Ascoltiamoli. Bene. Thank you.
lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Oímos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, o no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. L'omaggio di Vincenzo Grottoli per tutti quanti noi. Io vi volevo ricordare che Uniti per ricominciare vorrei essere un omaggio alla comunità tanghera e che la scelta dei brani che state ascoltando è stata fatta proprio sul gusto musicale personale di ogni TJ presente questa sera, ma proprio con il fine di omaggiare tutti gli amici tangheri. E come dicevamo all'inizio, a far partire questa macchina è stato Sergio Fasano, è lui l'ideatore di questa bellissima iniziativa Uniti per ricominciare. Caro Sergio, è il tuo turno, ti tocca vestire i panni di musicalizzatore. Ti sento?
Sergio? Eccolo qui, eccomi qui. Mi senti? Bene, sì, adesso ti sentiamo, carissimo Sergio. Ma cosa amiamo del tango quando diciamo di esserne innamorati? Beh, del tango amiamo l'abbraccio e in esso la ricerca di un'armonia di due anime che si esprimono attraverso due corpi che cercano di essere uno nel tempo di una tanda. Sapendo che poi tutto finirà a quando l'ultima nota dell'ultimo brano si disperderà nell'aria. È una bella emozione che a volte noi musicalizzador riusciamo a cogliere nelle coppie che passano davanti alla nostra postazione, che diventa un punto privilegiato di osservazione. Poi io come musicalizzador non posso che amare la musica del tango, che ancora oggi riesce a regalarmi delle forti emozioni. Adesso anche per te due brani, ci dici perché li hai scelti? Sì, sono due autori, diciamo, anche questi abbastanza conosciuti, Riccardo Tanturi e Angel D'Agostino. Il primo dei due brani che ascolteremo è Resien, eseguito appunto dall'orchestra di Riccardo Tanturi con la voce dell'uruguaiano Enrique Campos. È un tango bello da ballare e da ascoltare, composto nel 1943 da Osvaldo Pugliese, con testo di Omero Manzi. Due figure monumentali del tango che attraverso le note e le parole riescono a far vibrare le corde della nostra anima. Invece, dicevo, il secondo brano invece che ascolteremo è Tres Esquinas, composto da Angel D'Agostino. Inizialmente era un brano strumentale, poi una sera, dopo un concerto, D'Agostino tirò fuori lo spartito e lo consegnò a Enrique Cadicamo per un'altra figura imponente del tango, chiedendogli di scrivere il testo. Nacque così quello che sarebbe stato un enorme successo per l'orchestra di D'Agostino con la voce di Angel Vargas. Nessun'altra orchestra lo inserirà nel proprio repertorio perché la musica di D'Agostino con la voce di Vargas, il testo di Cadicamo e le variazioni al bandoneon di Alfredo Attadia resero Tres Esquinas un'opera brillante e perfetta. Bene, ascoltiamo il primo brano, Resien. Prontissimi. Protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apena saber que te hice mal. Tenía menos años y el corazón imprudente por calles del engaño rodó, rodó torpemente. Me amaba tanto y tanto y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Hoy al retornar pensé encontrar el reproche de tu
quien solo hace el castigo de toda tu perdón. Yo soy del barrio, esta es esquina, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Devo dire che questa sera è croce e delizia, perché ascoltare questi brani meravigliosi è una grande emozione, ma anche una grande disperazione, perché non li possiamo ballare, e questo leggo nei commenti, e chiedo anche ai miei inviati, Sergio e Tiziana, perché io mi sento tanto Striscia la Notizia. È bello essere inviati, stando a casa. E comunque, la crisi di astinenza è generale. Ormai ci sono livelli di disperazione per poter ballare, eccetera. Siamo in tanti, siamo in crescita, come ascoltatori, come amici che sono collegati con noi. E l'idea della milonga continua a essere gettonata. Qualcuno propone anche la rotonda sul lungomare di Bari per fare questo milongone pugliese. E a questo punto, siccome hanno anche elogiato le patate, riso e cozze di Sergio Fasano, a questo punto lo mettiamo ai fornelli, oltre con una mano mette musica e con l'altra fa patate, riso e cozze. Va bene. A voi studio. Grazie, riprendiamo la linea. Grazie Sergio. Tiziana, tu hai intercettato qualche altro messaggio, riso, cozze e patate?
No, non ho intercettato. Sergio credo abbia fatto una sintesi perfetta. Balleremo tutti sulla rotonda sul mare. Ok. Diceva Fred Bongusto. A Bari. Va benissimo, ci daremo sicuramente questo appuntamento. Allora, continuiamo con la nostra scaletta. Dalla bella Monopoli arriva anche Madia TJ. Buonasera, Madia. Ciao. Buonasera a te, cara. Voi che normalmente accorciate le distanze quando musicalizzate, come lo state vivendo questo distanziamento sociale, questo fermo ormai che dura quasi da un anno? Con tanta tristezza, ma tanta voglia di ricominciare comunque. Passerà con tanta positività anche, perché altrimenti non si va avanti. Quindi aspetteremo un altro po' e poi sarà ancora più bello di prima, sicuramente. Assolutamente sì, e vedi, noi siamo qui con quello che può essere proprio un augurio che tutti quanti insieme li possiamo tornare a ballare questi brani. Tu ne hai scelti due, Madia, ci dici perché? Allora, io ho scelto due brani che amo tantissimo, sia ascoltare che ballare, e sono un tango intitolato Buscando te e un waltz Desde l'alma. Questi brani sono molto raffinati ed eleganti, però nascondono tanta tristezza e tanta speranza nei loro testi. Difatti il brano Buscandote, che è stato eseguito dall'orchestra del grande maestro Osvaldo Fresiedo con la voce di Ricardo Ruiz, racconta la tragica ricerca di un sogno impossibile, di un ideale irraggiungibile, così come il vals Desde l'alma, che racconta un'anima ferita per amore. Io ho scelto la versione strumentale del 79, eseguita dal grande maestro Osvaldo Pugliese. E dai, ascoltiamola insieme tutti e due. Vai. Amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte a mí. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después, entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer. Thank you.
grazie Madia per aver condiviso questi due brani meravigliosi. Sto leggendo i messaggi che stanno giungendo, hai emozionato tutti quanti, che meraviglia. Insomma, i messaggi che stanno arrivando in questo momento sono davvero molto propositivi, tra l'altro molto fantasiosi, però ve ne dico anche una mia, probabilmente come siamo messi, non appena si potrà riprendere a ballare, potremo ballare 3 giorni ininterrottamente e non credo che andremo a dormire o avremo fame, non avremo più bisogno se non quello di ballare. Allora, nella nostra scaletta abbiamo adesso da Latiano Francesco Enrico. Ciao Francesco. Francesco, mi senti? Ciao Antonella. Ciao carissimo. Buonasera a tutti, bentrovati in questo incontro virtuale, che sia di buon auspicio per quello vero incontro che ci sarà a breve, speriamo tutti. Senti, a proposito di questa attesa, di quanto ti sembra lungo, quanto ti è sembrato lungo questo tempo di attesa? Per quanto riguarda il tango, lunghissimo, tanto, tanto lungo. Infatti la mia scelta è ricaduta su un tango che addirittura mi riporta indietro nel 2001 e fu il primo tango che iniziai, che ho ballato in senso assoluto, il Milonga. E quindi l'ho voluto riproporre questa sera, che sia un nuovo inizio, prossimo tango che ci sarà quando sarà possibile ballare, mentre il secondo è un vals che ho scelto per la voce del cantor di Amedeo Mandarino, che ha una voce molto dolce e suave, a me personalmente mi trasporta nell'immaginifico, nel sogno, che credo che tutti noi abbiamo bisogno un po' di sognare questo periodo di nuda e cruda realtà, purtroppo. Quindi il primo è un tango di Emilio Balcarce con la voce di Alberto Castillo a Marras, mentre il secondo è l'orchestra di Manuel Buzon con la voce di Amedeo Mandarino. Grazie Francesco, li ascoltiamo insieme. Ok. Atormentada bajo el gris de la recoba, me recuerdo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recarada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado y siento en mis carnes sus amarras como garfios, como garras. Lloro aquellos días que jamás han de volver. Sueño aquellos besos que jamás he de tener. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera. No parte más aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba. Fueron tormentas de dolor llenas de horror. Hoy no soy nada. Yo solo sé que caí, que pené y que rodé al abismo de un fracaso.
Yo solo sé que tu amor es la burla del dolor, me persigue paso a paso. Ahora que sé que no vendrá, vago sin fe por la recoba. Busco valor para partir, para dejarme, y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir. Como nunca en la vida tuve ganas de llorar. Quise gritarte, vuelve, vuelve que tú eres mía. Pero una voz escondida me dijo, déjala pasar. Queste le due musiche di Francesco Enrico. Grazie Francesco, anche per te ovviamente i complimenti di tutti gli amici che ci stanno messaggiando in questo momento in chat. E adesso da Molfetta Francesco Azzolini. Ciao Francesco. Ciao Antonella, ciao a tutti, buona serata, buon divertimento. Senti, lo so che adesso mi dirai perché a me questa domanda, ma nasce prima la milonga o il tango della serie? Nasce prima l'uovo o la gallina? Tu sai che sono due lo anni sappiamo, che... lo sappiamo io e te perché te lo sto chiedendo. Sappiamo che te che sto lavorando comunque, sto cercando di scrivere un libro che ripercorre un po' la storia del tango. Sono fermo sui primi due capitoli. Da due anni non vado avanti perché chiaramente col lavoro non ho il tempo di poter portare avanti questo progetto, però diciamo tutto almeno la parte iniziale sulla protostoria, su come è nato, come si è evoluto, quali sono gli stili musicali che ne hanno dato origine, la pasciada, insomma ha già una sua forma, anche con chiaramente dei riferimenti storici. Vabbè, come possiamo aiutarti? Dopo Uniti per ricominciare faremo Uniti per finire il libro di Azzolini, cioè ci riusciremo per darti una mano nella stesura del tuo libro. Che cosa ci hai scelto? Che cosa ci fai ascoltare, Francesco? Allora, oggi ho scelto due brani, uno di Osmar Maderna, che diciamo rappresenta per me l'orchestra preferita, l'orchestra del cuore, e tra l'altro il brano che sentirete oggi riprodotto da un 78, che è stato il primo 78 che ho comprato quando sono stato a Buenos Aires a gennaio. È stato un caso, però mi è capitato proprio Maderna, che è uno dei miei preferiti. È il mio preferito, tra l'altro è uno di quegli autori, grandissimo pianista, che ha avuto anche l'azzardo di utilizzare brani di musica classica trasportandoli nel tango.
E la seconda orchestra invece che sentirete è praticamente l'orchestra di un mio caro amico, nonché mio mentore, amico, che è chiaramente produttore di questa orchestra in Argentina, è lui che la produce, è lui che le fa da manager, si chiama Unitango, infatti il brano è tratto da un EP che lui mi ha regalato prima di andarsene via a Molfetta, perché io l'ho ospitato a Molfetta a casa mia. Quindi questi sono i due brani che sentirete adesso. Adesso andiamo per l'ascolto, va bene? Ascoltiamoli. Jamás le habló de amor, su pobre vida gris sin luz ni flor. Tras el ventanal, malva loca sueño igual, crece en la quimera de la espera. Pálida su tez, tal vez se marchitó detrás del delantal de su niñez. Y en una claridad de luna, ninguna le igualó su palidez. Malva ya nacerada, con un tango trasnochado. Malva tu roja boca, malva loca te ha pintado. Triste ya te dormiste sobre la calle pobre. Malva de luna y alba, desteñida en el balcón. Ya te dormiste sobre la calle pobre. Malva de luna y alba, desteñida en el balcón.
hai fatto sognare, Francesco. Grazie per questa tua condivisione. Io sto leggendo i messaggi. Sergio, tu ne hai individuato qualcuno di interessante? Ci vuoi? Guarda, sono arrivati messaggi e saluti dalla Grecia, dall'Argentina, un po' da tutta Italia. Qualcuno ha sottolineato che non ballando è possibile ascoltare anche meglio le sonorità, alcune sfumature che di solito quando si balla poi non si nota. E poi qualcun altro chiede come riuscire a fare la mirada online in questa occasione perché ha bisogno di essere invitata. Ho capito, però questa ancora non ci siamo attrezzati. Non ci siamo ancora... I miracoli per adesso, ecco, per adesso i miracoli non riusciamo a farli, però prossimamente proveremo a fare anche questo. Grazie Sergio, grazie. Allora, Paola Nocitango dalla meravigliosa Noci, ciao cara. Senti, io sono venuta più di qualche volta ad una delle tue serate ed ho notato un certo cilindro rosso sul tavolo. È un oggetto scaramantico. Sì, non è l'unico, eh. Io guarda, ne ho una serie che porto sempre con me, tutte le mie cianfrusaglie. E li porto sempre con me, sono, oddio, il cappello oramai è un mio segno di riconoscimento, se vuoi. E quindi certo. Sì, ce l'ho sempre con me quando metto musica, ma va bene. Quindi tu sei molto scaramantica. Sei molto scaramantica. Senti, niente, allora veniamo ai brani, ai miei brani. Vai, vai. Mi ricollego un po' a quello che ha messo Francesco a Maderna, che ha messo, perché l'orchestra che ho scelto è Miguel Calò, che era grande amico di Osma Maderna, gli dedicò anche un brano. E Maderna suonava il pianoforte nella sua orchestra, quindi voglio dire un certo filo conduttore c'è. E il brano che ho scelto è un brano che Calò ha composto negli ultimi anni, musicista già maturo, ed è un brano dolcissimo, si chiama Portenissimo. Io mi sono innamorata di questo brano quando l'ho visto ballare a dei ballerini in un'esibizione. E da allora, insomma, diciamo che lo propongo sempre, uno dei miei cavalli di battaglia. E il secondo brano che ho messo, sempre seguendo appunto questo fil rouge, è di Domingo Federico. Federico è stato un bandoneonista nell'orchestra di Calò e poi ha creato una sua orchestra. E questo brano si chiama Qualquier Cosa. Chi mi conosce sa che è un brano che praticamente mi tormenta, insomma lo ascolto sempre, lo propongo sempre, lo canto e quindi veramente è un amore, un incubo perché lo metto e lo propongo sempre, insomma questi sono i due brani in sostanza che ho scelto. E che ascoltiamo. E che adesso vi faccio sentire subito. Thank you.
cualquier cosa resultase para que un hombre derecho toma la voz, toma la pecho, entregándose al espíritu. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca mía, alma cruel y atravesada por tu arte la puñalada, toda mi dicha perdí. Tan terco, te volviera flor de cerco y no encanto para mí. Grazie Paola per questi due brani bellissimi, tra l'altro i messaggi lo dicono, hai emozionato tutti quanti da casa. Concetta ha scritto: qui i miei vestiti e le mie scarpette stanno uscendo dall'armadio. È una cosa che assolutamente sta in tema, perché da un anno sicuramente un po' tutte le tanghiere hanno riposto scarpe e vestiti in attesa di uscire dall'armadio, quindi Concetta, tienile lì soltanto per un altro po' di pazienza. E adesso dalla bellissima Lecce arriva il mio inviato Sergio Ventura. Grazie studio, prendo la linea. Sergio, ma tu ce l'hai qualche talismano? Nel mondo dello spettacolo si dice che... No, sono un materialista purtroppo, e quindi niente. Te lo dobbiamo regalare? Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Senti, volevo dirti, ci sono alcuni miei amici che non ballano tango e che al di fuori appunto del tango mi hanno sempre detto che il mondo appunto del tango appare molto maschilista. Io di contro invece vorrei dire che invece nelle milonghe vige molto la galanteria maschile, perché ci sono, o dovrebbe comunque, ci sono però molti maschietti galanti che ribaltano un po' questo modo di pensare. La tua scelta musicale non a caso è dedicata alle donne. Sì, sì, ho scelto due brani con due cantore donna. Che io non amo molto il canto femminile, però qui siamo di fronte a due protagoniste, proprio due voci eccezionali, quelle della Mercedes Serrano e della Ximena Jiménez. Perché questa scelta? Proprio perché io credo invece che il tango sia un luogo dove due entità, due mondi diversi si incontrano e dovrebbero incontrarsi e si incontrano sicuramente allo stesso, alla pari. Quindi è uno scambio di emozioni. Io sono sempre molto preoccupato quando vedo questi maschietti che ballano in milonga per dimostrare quanto sono bravi. I maschietti dovrebbero scomparire dalle milonghe e far uscire invece la bellezza femminile. Questo non avviene spesso, però insomma ci possiamo lavorare. Le
ho scelto le due, questi due brani che sono tra l'altro Nada Mas e Dime Mi Amor, una con l'orchestra di D'Arienzo del 1971 e una con contemporanea con la romantica milonghiera, proprio perché sono due voci e due modi di essere donna nel tango estremamente vigorose, estremamente energiche, con grande passione, con grande forza. E l'augurio che io un po' vorrei fare un po' a tutte le donne del tango è quello di vivere questo nuovo anno e soprattutto la ripresa proprio con la stessa passione, con la stessa forza, con la stessa energia che queste due grandi interpreti mettono nei loro brani. Le ascoltiamo? Certo che sì, Sergio. Sì, sì, muova.
al compás dormido de nuestro tango, con mi brazo ceñiendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mil cielos de ventura. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor, si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer no puedo querer. Dime mi amor, si aún prefieres mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Al compás dormido de nuestro tango, con mi brazo ceñiendo tu cintura, murmurando mis frases de cariño, entreviendo mi cielo de ventura. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Grazie Sergio, veramente una grandissima energia, sto leggendo i messaggi anche per te, tantissimi complimenti. Saluto anche Paolo Gasparini che ci sta seguendo, stanno arrivando moltissimi messaggi anche da Milano, dal Belgio, dalla Germania. Mi dai conferma Paola? Sì, ho ricevuto un messaggio da Susanne e Otto dalla Germania che ci stanno seguendo e questa cosa mi fa molto piacere, ma anche Domenico Pelle da Milano mi ha scritto, vi sto vedendo, e Paolo Gasparini che è un DJ di Giulianova e anche certo. Lui è spesso fa le dirette. E certo, quindi, assolutamente sì, mi faceva piacere proprio per questo salutarlo. Esatto. Ci sono tantissimi amici e tantissime amiche che ci stanno mandando veramente tanti saluti affettuosissimi e si stanno emozionando insieme a noi. Io ci tengo veramente a fare un ringraziamento, io se potessi fare una, è un applauso virtuale il mio, lo faccio a nome di tutti gli amici che ci stanno seguendo, io vorrei farvelo sentire il loro applauso, è questo che ci manca, il calore della vicinanza. Però sappiate che attraverso i messaggi ci stanno trasferendo questo affetto e questa emozione che voi ovviamente state mandando attraverso la musica. Allora, adesso ci spostiamo da Lecce, perché rimaniamo in questa bellissima città che poi tra l'altro, voglio dire, è sempre punto di riferimento per tantissime milonghe, con Maurizio Trillo in arte Trilogy. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao, ciao Antonella. Ciao carissimo, anche per te ci sono due brani che hanno perché. Due brani strumentali, questi brani non mancano nelle mie serate, sono, non dico i preferiti perché ce ne sono tantissimi preferiti, però li ho scelti appunto per questa serata. Sono due brani strumentali, il primo dell'orchestra pugliese, Osvaldo Pugliese, Emancipazione, scritta nel 1955 Alfredo Bevilacqua, e questo è un omaggio che fa Bevilacqua al popolo cileno per l'avvenuta liberazione, per l'avvenuta indipendenza nel 1910. Il secondo brano è dell'orchestra di Anibal Troilo, Danzarin, una versione del 1963, in realtà è stata scritta nel 1956 da Julian Plaza, pensando appunto ai ballerini, in modo tale che possano avere in esibizione dei virtualismi particolari. Allora io passerei all'ascolto di questi due brani. Vai pure, Maurizio. Thank you.
Che cosa hai scatenato nel mio cuore, Maurizio, e sicuramente nel cuore di tutti gli amici che hanno appena ascoltato questo brano da casa. Grazie Maurizio, grazie davvero. Grazie a voi. Io sono intanto onorata di essere qui, di essere la vostra portavoce, Uniti per Ricominciare,
è veramente un omaggio, è una, come dire, un grido proprio di speranza perché si possa ritornare nel più breve tempo possibile a poterli ballare, questi bellissimi brani che stanno soltanto aspettando di essere ballati. Intanto ci accontentiamo di questi momenti che comunque sono veramente unici, emozionanti. Ci sono tantissimi amici che ci stanno seguendo da casa, mi fa piacere che state continuando a messaggiare e a far sentire la vostra presenza ai nostri TG che questa sera si stanno veramente, come dire, anche loro emozionando, sono sicura di questo, in questo momento, in ogni sequenza musicale. Allora, rimaniamo ancora nella bellissima Lecce, abbiamo detto culla di tanti incontri tangheri, è il momento di Salvatore Papa. Ciao Salvatore! Ciao, buonasera a tutti! Senti, ma una Befana di tanti anni fa, un uccellino mi ha detto che avevi realizzato un CD di tango proprio all'inizio del, come dire, del tuo incontro con il tango, e questo CD per caso è finito in mano a delle amiche e per caso una di quelle tue amiche è diventata anche tua moglie. Esattamente, esattamente. Chiacchierando con Antonella, ritornava alla mia mente questo ricordo che risale appunto ai miei primi mesi di tango, durante i quali appunto appassionato già sin da subito alla musica, proprio nel giorno della Befana avevo regalato un CD con tutta la musica che avevo raccolto fino a quel momento a tutte le mie compagne della scuola di tango, tra cui la donna che poi è diventata mia moglie, che mi ha dato anche una bellissima bambina, viaggio di nozze in Argentina, insomma io col tango lo devo ringraziare sempre, che mi ha fatto l'amore. Sicuramente non sei stato l'unico e non sarai l'unico ad aver trovato l'amore nel tango, perché il tango ha unito veramente tantissime belle coppie. È una risorsa. È vero. Senti, anche per te due brani, perché li hai scelti? Allora, ho scelto il primo brano per riconoscere un tributo ad uno dei più grandi violinisti e compositori della storia del tango, che è Enrique Mario Francini, che insieme ad Armando Pontier, dopo aver militato nelle fila delle più grandi orchestre di tango, ha creato una sua orchestra incidendo dei brani indimenticabili. Tra questi ne ho scelto uno composto proprio da Enrique Francini, perché oltre che grande musicista, violinista, era anche un grande compositore. Il brano si chiama Tema Otoñal, nel quale appunto Enrique Francini ci regala un assolo di violino indimenticabile. Siamo nella piena maturità sonora del tango, perché siamo in un'incisione degli anni 70, quindi c'era già la stereofonia, quindi suono di altissimo livello. E come secondo brano invece ho scelto, il mio riconoscimento vuole andare all'orchestra dello Show Forever Tango, che insieme ad altri spettacoli come Tango Argentino, Tango Tango, hanno segnato, diciamo, l'ingresso del tango nel grande teatro hollywoodiano, facendo diffondere poi il tango in tutto il mondo. In particolare ho scelto il tema Zoom dell'orchestra Forever Tango, scritto dal grande Astor Piazzolla, quindi un tributo ad Astor Piazzolla, che non dobbiamo dimenticare che molti di noi scoprono il tango proprio grazie ad Astor Piazzolla, perché la modernità che ha portato nel tango poi ci fa scoprire anche le altre orchestre. Quindi buon ascolto, vado con i miei tanghi. Grazie Salvatore. Thank you.
Grazie carissimo Salvatore, non sapessi nella chat quanti cuoricini stanno apparendo. Grazie. E c'è Rossana che ci ha scritto: stanotte non si dorme con tutta questa delizia. Sicuramente avremo veramente un sonno difficile, perché con tutta questa emozione, con tutta questa adrenalina, sicuramente sarà difficile dormire. Grazie Salvatore. Grazie. Ebbene, noi vi abbiamo detto che avevamo in lista appunto 15 TJ e siamo addirittura d'arrivo per questa nostra bellissima serata di Uniti per Ricominciare. Abbiamo con noi le due bellissime di Unconventional Tango, che sono Rossana Tursi e Rosa Maria Daniele. Buonasera. Ciao Antonella, buonasera. Ciao Antonella, ciao a tutti. Bene, ci ha raggiunto anche Rosa Maria, perché lei era al lavoro, quindi per fortuna sei riuscita a raggiungerci. Vuoi salutare chi ci sta ascoltando? Beh, io ho un po' ascoltato, veramente una bellissima serata, musiche bellissime, peccato non poter ballare. Grazie Sergio dell'idea e di averci invitato, grazie. Rosa Maria? Sì. Sì, oh, scusami Rossana, è tu che sì, ho fatto confusione tra le due. Volevo chiederti quindi la tua impressione, Rossana. Ciao Antonella, grazie per questa domanda.
Innanzitutto anche io ringrazio Sergio perché è riuscito a unirci, a metterci insieme per fare questo bellissimo evento. Essendo alla fine ho ascoltato tutti e quindi è stato molto emozionante ascoltare i brani del cuore di ciascuno dei colleghi e amici musicalizzador. E proprio il desiderio era quello di ballare, però avere tutta questa musica, noi ci dobbiamo circondare in questo momento di bellezza, che può essere la poesia, può essere la musica, l'arte, quindi anche solo ascoltare è un modo per riempire il cuore veramente. Quindi grazie davvero a tutti per le scelte. Sicuramente appunto sono tutti gli amici da casa che vi stanno ringraziando. Voi avete anche due brani, perché li avete sì. scelti? Dunque fanno parte della nostra tanda del cuore, diciamo, nel senso che noi abbiamo iniziato nel 2011 e questi due valse che noi chiamiamo contaminati fanno parte proprio della nostra tradizione musicale, ci accompagnano in tutte le milonghe, in tutte le volte che suoniamo. Il primo brano si chiama Altalena ed è di Lino Carnavacciuolo, che è un violinista e un compositore italiano di Pozzuoli. E il secondo brano invece è di un compositore moldavo che si chiama Eugen Doga, è un compositore nato nel 1937. Non so se Rosa Maria vuole aggiungere qualcosa. No, Rosana, hai detto tutto. Effettivamente è una tanda un po' particolare, ma noi siamo un po' particolari, quindi ci contraddistinguiamo per questo. E chi vi segue lo sa benissimo. Ci certo. ascoltiamo. Grazie, grazie. Thank you.
E questa era la proposta musicale di Rossana Tursi e di Rosa Maria Daniele, le Unconventional Tango, che hanno ricevuto tanti, tantissimi cuoricini e complimenti. Dice la nostra Concetta: non potevate scegliere brani più belli per chiudere questa serata. Anna ci scrive: mi manca moltissimo la vostra milonga Unconventional. E tanti altri commenti, ovviamente ricchi di grandi complimenti. E io ringrazio anche gli amici che mi hanno scritto e hanno fatto i complimenti a Sergio, intanto ovviamente per la bellissima idea di aver organizzato questo Uniti per ricominciare, e mi ringraziano per la conduzione. Io sono onorata di essere stata chiamata per questo evento, perché in realtà vengo chiamata qui per il mio lavoro di speaker, ma vi assicuro che in questo momento e per tutta la durata di questo evento il mio cuore è stato tanghero, così come il vostro ha palpitato per ogni nota di questi brani. Siamo addirittura d'arrivo, ve l'avevo anticipato, con le nostre due di Unconventional Tango. Chiudiamo appunto questa carrellata dei 15 TJ che hanno aderito a questa bellissima iniziativa. Io cedo volentieri la parola a Sergio, perché mi sembra giusto che sia lui a chiudere insieme a me poi questa serata. Ti ringrazio, Antonella. Prima di chiudere questa diretta, a nome di tutti i musicalizzatori che sono intervenuti oggi, vorrei ringraziare le tanghere e i tangheri che ci hanno seguito attraverso i social, partecipando con i loro commenti a questa diretta. Un collega musicalizzatore di Roma, Raimondo Balboni, per i preziosi suggerimenti che ci hanno permesso di indirizzarci velocemente verso quella che si è poi rivelata essere la soluzione migliore per trasmettere. Un ringraziamento speciale lo facciamo a te, Antonella, che con entusiasmo hai aderito a questa iniziativa conducendo la diretta, guidandoci con grande passione e professionalità. E consentimi poi un piccolo grande ringraziamento personale ai musicalizzador che hanno aderito a questa iniziativa. Grazie mille di nuovo, grazie di cuore. Grazie a tutti. Ciao, buona serata, grazie a tutti. Un attimo soltanto. Andiamo con l'ultimo brano. Un attimo solo, vi chiedo soltanto un secondo di tempo per ricordare, per dire a tutti gli amici che ci hanno seguito da casa, che questo gruppo crede fortemente che le difficoltà vissute in questo anno appena trascorso conserveranno un potenziale trasformativo ed evolutivo in ognuno di noi, e che le difficoltà personali saranno proprio scuola di crescita. Il distanziamento ha aperto un vuoto nelle nostre vite e le relazioni hanno subito un'alterazione profonda. Sappiamo benissimo che l'essere umano non è nulla se non è in relazione, e purtroppo con questo virus la relazione è diventata luogo di minaccia, e per questo siamo stati tutti costretti a stare lontani. Però noi ci siamo chiesti: che cosa diventa possibile donare in questo tempo così traumatizzato? La presenza. Ed è quello che noi tutti abbiamo fatto, o abbiamo cercato di fare, questa sera a Uniti per ricominciare. Ci auguriamo di aver riempito un po' di quel vuoto che ci siamo portati dentro. Quindi, con un grande abbraccio, tutti i TJ questa sera di Uniti per ricominciare vi salutano, ovviamente tutti insieme, con un alla prossima o arrivederci nella prossima. Grazie a tutti, a presto. Vuelvo al sur, a
como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero. Siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero.